Ciao ragazzi, oggi vi voglio parlare del blues. Il blues è un genere musicale, è nato alla fine del 1800 negli Stati Uniti ed è un genere nato nella comunità afroamericana. Quando dico afroamericana intendo gli schiavi, i discendenti degli schiavi, quindi persone la cui origine è africana, ma che una volta costretti a stabilirsi negli Stati Uniti diventano afroamericani. E le caratteristiche di quella che possiamo chiamare cultura afroamericana è completamente diversa da quella africana. Parliamo della religione, parliamo della musica, parliamo del tipo di vita che viene condotta. Partiamo da questa, ad esempio. In Africa le persone erano libere. L'arrivo degli europei con le loro navi con lo scopo di portare manodopera a basso costo, quindi schiavi, nel nuovo mondo li rende considerati meno degli esseri umani e quindi la condizione di vita non è più libera, ma è appunto una condizione di schiavitù, una specie di prigionia. Parliamo della religione. La religione che praticavano in Africa era diversa da quella che poi pian piano hanno cominciato a praticare una volta deportati in quelli che poi diventeranno le Americhe, perché le religioni pagane, che erano quelle appunto praticate in Africa, vengono portate nel cuore, nell'anima, anche nel nuovo mondo, ma lentamente inizia un processo di evangelizzazione. Ora non voglio dilungarmi su questo cambiamento nella religione, ma più che altro sul fatto che si incontrano culture diverse. Queste culture diverse che si incontrano hanno tradizioni differenti in vari campi e per quanto ci riguarda ci interessa la differenza in campo musicale. La musica europea aveva uno sviluppo molto ricco dal punto di vista melodico e armonico, quindi la linea del canto che si sviluppa con una scala di 7 note o addirittura poi più avanti usando anche tutte le 12 note della scala. E l'accompagnamento era affidato all'armonia, cioè la concatenazione degli accordi, o al contrappunto, che significa un'altra melodia che accompagna la melodia principale. Contrappunto perché le note sono scritte a punti e ad ogni punto di una nota corrisponde appunto un'altra nota che gli fa da contrappunto. Quindi da un lato abbiamo la musica europea con delle scale standardizzate, studiate in base alle frequenze in modo che si possano costruire degli accordi. La scala di Do è questa. Scala di 7 note dove l'ottava nota è la ripetizione della prima, appunto a un'ottava di differenza. Questa scala dà possibilità di creare gli accordi e quindi gli accordi che si formano sono questi. Avere gli accordi permette di miscelare melodia e accordi e creare la musica che è un po' la musica tipica europea. Mentre per quanto riguarda l'Africa, la melodia veniva costruita con una scala fatta da 5 note, scala pentatonica o forse ancora meglio dire pentafonica. Queste 5 note, anche loro a ottave differenti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, poi di nuovo 1, 2, 3, 4, 5 e così via, era la parte melodica della musica africana. La musica africana, immaginate l'Africa quanto è grande, era molto variegata, anche perché
un territorio così grande non ha avuto una musica che ha avuto un privilegio rispetto alle altre musiche. Quindi c'era tanta melodia fatta con questa scala, ma specialmente tanti ritmi. In Africa la musica è vissuta un po' diversamente da come è vissuta in Europa. In Europa c'è il musicista, chi sta da questa parte del palco, e l'ascoltatore che sta dall'altra parte. Mentre in Africa la musica ha una relazione più stretta con la vita. Tutti cantano o suonano o ballano. E appunto questa idea del ballo è strettamente legata all'idea del ritmo. Ritmo e ballo e movimento sono la stessa cosa. L'utilizzo di tanti ritmi sovrapposti, che si chiama poliritmia, con strumenti diversi, in una forma libera, non c'era strofa, ritornello, ma una libertà di improvvisazione. Quindi un musicista inizia con un ritmo e gli altri musicisti seguono, qualcuno balla e qualcuno intona un canto. Questo insieme musicale è completamente diverso da quello che c'era in Europa. Questa musica, la musica europea, con le regole un po' più complesse, e anche un'altra cosa, la musica europea era tutta scritta, spartiti, partiture, eccetera, mentre la musica africana era suonata, ballata, cantata, improvvisata. I cantanti spesso intonano una melodia sulla scala pentatonica e il coro risponde in quella che si chiama call and response, che è una delle due caratteristiche più importanti che dobbiamo ricordarci della musica africana. Due caratteristiche che sono la poliritmia, cioè la sovrapposizione di ritmi diversi, e il call and response, la chiamata e la risposta.